Innanzitutto ringrazio il professor Germano Dottori per il suo intervento con un argomento di assoluta attualità e di grande interesse, penso, per tutti noi. Grazie a voi per l'invito, veramente molto gradito. Grazie. Germano Dottori è nato a Roma. Si è laureato con 110 lode in scienze politiche nel 90 presso la LUIS Guido Carli, dove attualmente è docente di studi strategici. Tra le sue molteplici esperienze professionali mi fa piacere ricordarne alcune. Consulente del Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica. Ricercatore militare presso il Centro Militare di Studi Strategici di Roma, vincitore di una borsa di studio concessa nel quadro della NATO, segretario del gruppo di ricerca finanziato dal CNR e diretto dal professor Paolo Savona e dal generale Carlo Jean. Ha collaborato con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e con la NATO in vari progetti. Attualmente cura anche la rivista italiana di difesa con una rubrica mensile. È consigliere scientifico di Limes, rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo. È autore di vari volumi e di parecchi saggi. Conduce l'incontro Franco Tosolini, ricercatore storico. Concludo ricordando a tutti che sono aperte le iscrizioni a Libera per il 2018 e che espongono Nicola Comiotto Le Castagne e Sandra Andretta I Boschi in Autunno. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Io in primo luogo ringrazio Rosalba Schienal di avermi invitato qui questa sera, ringrazio il professor Dottore, ringrazio tutti voi di essere qui. Donald Trump sicuramente è un argomento molto divisivo, un argomento attuale, come diceva Rosalba, ma anche molto delicato. E quindi sono molto curioso anch'io di sentire quello che dirà il professor Dottori in merito alle analisi politiche che verranno fatte, le analisi politiche della politica di Donald Trump, dell'attualità, del futuro, di come Donald Trump sia arrivato alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Però forse anche per deformazione di carattere professionale delle mie ricerche storiche, vorrei fare una piccola premessa per spiegare chi è Donald Trump, come è arrivato ad essere questo ricco imprenditore che tutti noi ormai abbiamo imparato a conoscere e quali sono le sue origini familiari. La storia della famiglia Trump è una storia relativamente recente, nasce sostanzialmente nel 1885, alla fine del 1800, quando il nonno di Donald Trump, Friedrich Drumpf, era un cognome di origine tedesca, approda, sbarca a New York, è un emigrante e ha con sé soltanto una valigia di cartone, arriva dalla Germania e raggiunge la sorella che vive già a New York, è sposata a New York e va a vivere con la sorella. Inizialmente Friedrich farà il garzone in un negozio di barbiere. Ma quella era l'America del sogno americano, del miracolo americano, era l'America del Far West, della frontiera, dei ricercatori d'oro, degli avventurieri, l'America che sapeva dare grandi opportunità a tutte le persone che volevano rischiare. E Freddy Drumpf decide di rischiare e di andare ad Ovest, non a cercare oro come i ricercatori, ma a fornire dei servizi. Inizialmente apre una bettola dove offre vitto e alloggio ai ricercatori e inoltre anche acquista l'oro che viene estratto, lo acquista e lo rivende. Gli affari fanno presto a decollare, Freddy Drumpf acquista, apre un'altra locanda più grande, poi si acquisisce la nazionalità americana, perché quello, come dicevo, era un'America dinamica,
estremamente protesa ad agevolare le persone che creavano economia, e quindi era anche abbastanza facile acquisire la nazionalità americana. E Friedrich Drumpf diventa americano cambiando il suo cognome in Trumpf con la F finale. In pochissimi anni, in meno di 15 anni, proprio verso la fine dell'Ottocento, Friedrich Trumpf è riuscito ad accumulare un'ingente quantità di denaro. Da emigrante poverissimo che era, ha acquisito una sostanziosa somma di denaro che gli permette di ritornare in Germania e di sposarsi lì in Germania. Lui vorrebbe vivere in Germania, però per tutta una serie di ragioni è costretto a ritornare in America, va a vivere con sua moglie a New York e qui apre un negozio di parrucchiere. Ricordiamoci che aveva iniziato la sua carriera come garzone, ma in questo caso il negozio di parrucchiere, di barbiere di Friedrich Trumpf è il negozio più grande, più bello e più lussuoso di tutta New York. Nel frattempo fa anche degli acquisti immobiliari che gli portano delle piccole rendite, e la famiglia dei Trumpf è una famiglia agiata e benestante. Vivono nel Queens. Il Queens è questa parte di New York che in quel periodo, i primi del Novecento, ha una grande espansione residenziale, grandi costruzioni, le imprese edili crescono, nascono, costruiscono case, condomini, palazzine, torri. Fino nel 1919, quando improvvisamente Friedrich Trumpf viene colpito dall'influenza spagnola e, come la gran parte della popolazione mondiale, muore. Rimane viva la moglie Elisabetta e i suoi tre figli, il primo, tutti e tre minorenni. Il primogenito di questi si chiama Fred ed sta ancora studiando, ma è molto appassionato dell'edilizia che in quel momento vedeva fuori nel quartiere dove viveva, dove andava a scuola. E al mattino andava a scuola e al pomeriggio lavorava nei cantieri edili, e aveva questo compito di garzone, che veniva chiamato l'accompagnatore del cavallo, cioè sostanzialmente accompagnava il cavallo che portava i materiali edili. Un lavoro duro che gli faceva guadagnare 11 dollari al giorno. Ma il sogno di Fred Trumpf era quello di aprire un'impresa edile, e con l'aiuto della mamma Elizabeth, che era molto accorta nel gestire il patrimonio di famiglia, riescono a farlo e aprono un'impresa edile e riescono a costruire le prime abitazioni, che sono delle abitazioni molto semplici, poi mano a mano sempre più grandi, sempre più grandi. Durante la crisi del 29 Fred congela l'attività edile e apre un emporio innovativo per quei tempi, perché l'inserviente non serve il cliente al banco, ma il cliente entra negli scaffali e paga alla fine. Sono gli antesignani dei moderni supermercati. Dopodiché finisce la crisi del 29, Fred riprende la propria attività edile e qui iniziano dei legami con la famiglia Trumpf, con degli esponenti di New York del Partito Democratico. Riesce ad avere degli importanti appalti che gli permettono di costruire dei condomini, dei grandi palazzi, e a quel punto il volume d'affari è un volume d'affari di milioni di euro. Si sposa, Fred Trumpf si sposa, avranno 5 figli. Nel frattempo scoppia la Seconda Guerra Mondiale, e in quel periodo non era salubre avere un cognome che in qualche modo richiamasse le origini tedesche, e quindi Fred elimina la F dal proprio cognome e quindi diventa la famiglia Trumpf, e elimina tutti i legami che aveva con la Germania. Il 14 giugno del 1946 nasce Donald Trump, quartogenito di 5 figli. Donald Trump manifesta subito un carattere esuberante, egocentrico, spavaldo, molto ambizioso, ribelle, a tratti anche aggressivo, se vogliamo. Frequenterà un liceo che è la New York Military Academy, che è un'accademia militare, possiamo paragonarla alla nostra Nunziatella, e ottiene subito dei buoni risultati, perché questo suo egocentrismo, questa sua ribellione la concentra negli studi e si impegna molto. È ovviamente una scuola molto seria, molto rigida, c'è una disciplina militare, i ragazzi studiano e vivono in questa scuola. Uno degli insegnanti di Donald Trump è solito pronunciare una frase che sarà molto importante per Donald Trump: l'importante non è vincere, vincere è tutto.
E Donald Trump si diploma con un ottimo punteggio, col massimo dei voti, poi andrà all'università e studierà all'università nel periodo del 1968, nel periodo della rivoluzione culturale, del cosiddetto 68. Ma Donald Trump non sarà completamente disinteressato a quella rivoluzione studentesca, a differenza ad esempio di Hillary Clinton, che invece è stata una leader del movimento del 68 e preferirà studiare in quel periodo, e quando non studia preferirà accompagnare il padre nei cantieri edili, perché fondamentalmente questo quarto genito, il padre capisce subito che questo quarto genito è portato per gli affari, è portato per l'impresa edile, gli piace proprio il mondo dell'immobiliarismo. E il rapporto tra Donald Trump e suo padre è un rapporto in parte di ammirazione, in parte di conflittualità. Ammirazione perché chiaramente lui capisce che il padre ha costruito un impero, ma allo stesso tempo Donald Trump vuole essere più grande, più forte di suo padre, e capisce che per essere più forte e per costruire un impero ancora più grande di quello di suo padre devono spostare il target, non più costruire condomini nel Queens e nel Bronx, ma spostare nel cuore di New York, a Manhattan, nel cuore della Grande Mela. E alla fine degli anni 70 gli si presenta l'occasione della vita, gli si presenta l'occasione di ristrutturare un palazzo, un hotel che ormai in disuso, che è caduto in disgrazia, il Commodore Hotel, che si trova vicino alla più importante stazione dei treni di New York. Un hotel che nei primi del Novecento aveva visto dei grandi fasti, aveva ospitato nelle sue stanze attori, politici, scienziati, un nome su tutti, Albert Einstein, ma che in quel periodo stava decadendo. L'amministratore delegato lo mette in vendita, Donald Trump decide di comprarlo, alle spalle sicuramente forti, perché il potere economico del padre comunque alle spalle lo sorregge, ma è abile lo stesso a cercare finanziatori, a trovare gli agganci giusti, soprattutto grazie alle conoscenze del padre nel Partito Democratico, e nel 1980 viene inaugurato questo Commodore Hotel, ristrutturato da Donald Trump, ed è un vero successo. Anche il potere politico di New York plaude a questo giovane imprenditore che riesce in qualche modo a dare vita a questa zona che stava decadendo, e 3 anni dopo inaugura la Trump Tower, che ormai è entrata nell'immaginario collettivo, credo, no? La Trump Tower che si rivelerà un affare da oltre 300 milioni di dollari per Donald Trump. E a questo punto sarà una ascesa senza soluzione di continuità, fino a quando Donald Trump capisce che per aumentare ancora di più il suo volume d'affari deve entrare nel mondo dei casinò. Ne acquisterà e ne ristrutturerà alla fine 4, e gli produrranno un giro d'affari di oltre 1,5 milioni di dollari a settimana. In pratica Donald Trump è diventato un miliardario. Nel 1988 viene considerato una delle persone più ricche d'America. Da suo nonno Friedrich Drumpf, sbarcato nel 1885 a New York con una valigia di cartone, suo nipote ha costruito un impero miliardario. E Donald Trump si distingue, oltre per questo, anche per tutta una serie, per il suo essere esuberante, dicevamo, per essere eclettico per certi aspetti. Si affaccerà al mondo del wrestling, acquisterà una squadra di baseball, farà dei programmi televisivi, e fino a quando praticamente il 16 giugno del 2015, 2 giorni dopo il suo 69esimo compleanno, dalla Trump Tower lancerà la sua candidatura alla corsa presidenziale tra le file del Partito Repubblicano. Inizialmente i media snobbano la cosa, la considerano come la nuova trovata eclettica di Donald Trump, e invece riesce a sbaragliare le primarie dei cavalli dati per vincenti come Jeb Bush, della famiglia dei Bush, Marco Rubio, senatore della Florida, Ted Cruz, senatore del Texas. E poi riesce anche a vincere la corsa presidenziale contro Hillary Clinton. La domanda quindi che io farò al professore è: come ha fatto a vincere le primarie e come ha fatto a vincere contro Hillary Clinton? Alla luce di 2 dati che però vorrei rilevare, che secondo me non sono dati irrilevanti. Il primo è che Hillary Clinton ha preso 62,5 milioni di voti dagli americani, mentre Donald Trump ne ha presi solamente 61.195.000, cioè circa 1,5 milioni in meno.
però col sistema elettorale basato sui grandi elettori è riuscito a vincere la corsa. Questo, apro una parentesi che non c'entra nulla con Trump, ci porta a riflettere che la democrazia non sempre è il sistema, non manifesta sempre la volontà popolare, ma molto spesso manifesta la sua legge elettorale. E il secondo dato è che le persone potrebbero essere portate a pensare, professore, che Donald Trump ha vinto perché ha un volume d'affari così ampio, così enorme, che ha investito enormi capitali nella sua corsa presidenziale. E invece, dati alla mano, Hillary Clinton ha speso il doppio di quanto ha speso Donald Trump nella campagna elettorale. Adesso tocca a lei spiegarci queste cose. Benissimo, sono qua per questo, dopo tutto. E intanto colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta chi ha organizzato questo evento per avermi invitato qua. Credetemi, è veramente un piacere anche sul piano personale, perché diversi episodi della mia vita, diretti e indiretti, mi collegano a questa città, non ultimo il fatto che mio padre ha lavorato molto intensamente nell'85 al successo delle vostre universiadi, che ho vedo e al futuro constato che hanno lasciato in questa città un bel ricordo e una traccia duratura, cosa che sarò molto lieto di raccontare a mio padre quando tornerò a Roma. Entrando comunque nel vivo della questione e della domanda che mi è stata fatta, intanto perché Trump vince? La prima cosa che mi piacerebbe dirvi è che vince perché è un personaggio molto diverso rispetto a quello che i media italiani, sull'onda di quanto hanno scritto quelli americani, vi hanno raccontato che fosse. Trump è stato dipinto come una caricatura del personaggio che è, e nessuno nel nostro paese ha svolto un'analisi veramente approfondita della sua carriera politica, delle sue aspirazioni e del perché Trump si è gettato nella vicenda politica fino a tentare la scalata alla Casa Bianca. Nessuno lo ha fatto, persino io, che ho coperto moltissimo la campagna elettorale presidenziale americana dello scorso anno, a un certo punto sono stato sorpreso quando, invitato come tanti di noi a Roma al ricevimento che l'ambasciatore degli Stati Uniti organizza ogni 4 anni per la notte presidenziale, ho ricevuto il folder, la cartellina che danno, la danno alla stampa, chiunque venga a questi eventi, partecipi a questi eventi, con la scheda delle personalità e il curriculum dei candidati. E apro la pagina dedicata a Trump e scopro tutta una serie di cose che io personalmente neanche sapevo. Per esempio che Trump è l'autore di 15 bestseller che hanno venduto milioni di copie, uno dei quali è addirittura un classico della letteratura mondiale del business, si chiama The Art of the Deal, cioè l'arte dell'accordo. Inoltre, il presidente ha formalizzato la propria candidatura nel giugno del 2015, però in realtà già stava sondando il terreno da tempo. Altra circostanza su cui né i nostri inviati né gli stessi giornalisti americani che si sono occupati della campagna elettorale presidenziale ha messo in luce è il fatto, per esempio, che Donald Trump aveva sostenuto un certo numero di candidati al congresso alle elezioni di midterm del 2014, e ogni candidato sostenuto da Trump con apparizioni ai comizi e con appoggio finanziario è stato eletto. Il che vuol dire che tutto sommato non era affatto lo sprovveduto che molti hanno ritenuto di voler dipingere, allo scopo evidentemente di indebolirne la candidatura, senza capire che più lo attaccavano e più in qualche modo suscitavano interesse nei confronti della sua persona. A mio avviso ciò che Trump ha fatto è dare la voce ha una platea enorme di scontenti che in America costituisce oramai un bacino elettorale molto attraente, molto composito, in cui ci sono persone deluse dalle amministrazioni democratiche, ci sono persone deluse dai campioni del partito repubblicano, diciamo più tradizionale, proprio quei Bush, quei Cruz, quei Kasich di cui si è parlato in precedenza.
Quindi in qualche modo Trump ha ritenuto di avere una chance e ha condotto poi una campagna elettorale, diciamo seguendo uno schema tipico, dei politici che hanno un messaggio radicale, cioè provocando, in modo tale da ottenere una pubblicità gratuita. Ogni volta che un politico che è fuori dall'establishment vuole bucare il video senza investire soldi in pubblicità, la cosa migliore che può fare è dire qualche cosa che va contro il senso comune e che divide l'opinione pubblica. Trump questo lo ha fatto sistematicamente finché non ha ottenuto la candidatura. In qualche modo, ogni volta che diceva qualcosa di strano, di particolarmente provocatorio nei suoi comizi, si apriva sistematicamente un dibattito. E la cosa interessante è che coloro che gli hanno più fatto campagna in questa maniera sono proprio coloro che avevano interesse a sconfiggerlo. Quindi, in qualche modo, Trump è riuscito a sfruttare a proprio vantaggio la propaganda negativa che veniva fatta dai suoi avversari. Tutto questo non vuol dire che Trump non avesse un programma. La sua idea di ribellarsi rispetto all'establishment è autentica e nasce addirittura l'11 settembre del 2001, quando con le torri che sono fumanti, che stanno precipitando per effetto dell'attacco terroristico condotto da Al-Qaeda con l'impiego di aerei civili, come voi certamente ricorderete, lui a un certo punto viene intervistato in quanto esperto di edilizia e in diretta televisiva dice: guardate, io ho riunito i miei ingegneri in questo momento per capire perché le torri stanno venendo giù e tutti i miei ingegneri mi dicono che l'urto di questi aerei non è assolutamente sufficiente a procurare il danno che è sotto i nostri occhi. Quindi in qualche modo lui comincia a nutrire dei sospetti sulla versione ufficiale che viene data degli attacchi dell'11 settembre e da quel momento in poi la sua vicinanza rispetto al mainstream, no, del potere americano progressivamente si dilata. Un altro momento in cui lui si distacca fortemente, no? dal mainstream è quando diventa uno dei principali esponenti del cosiddetto movimento dei Birther. I Birther sono quelli che negli Stati Uniti hanno contestato l'elezione di Obama, ritenendo che Obama non fosse nato negli Stati Uniti e quindi, pur essendo cittadino americano, non avesse diritto a diventare presidente degli Stati Uniti. Ora è una tesi molto controversa, ampiamente minoritaria, però Trump dei soldi in questo movimento li ha investiti, anche contando su alcuni episodi che non sono mai stati spiegati, per esempio il fatto che da giovane studente Barack Obama avesse ricevuto una borsa di studio dal Dipartimento di Stato americano che viene concessa soltanto agli stranieri, alle persone nate all'estero. E insomma, lui ha cavalcato molto questa volontà di rivalsa e voi avete visto anche che persino il giorno in cui ha giurato come presidente degli Stati Uniti, nel discorso immediatamente successivo al giuramento, lui ha descritto se stesso come il capo di un movimento, qualcosa di diverso rispetto al Partito Repubblicano che pure lo ha espresso e tantomeno qualcosa è analogamente qualcosa di molto diverso anche rispetto al Partito Democratico, il cui candidato invece Trump aveva sconfitto. E proprio presentandosi lì sul palco, in qualche modo si era rivolto alla gente che lo ascoltava parlando di un voi contrapposto alla gente che lui aveva alle sue spalle, cioè gli uomini del Congresso, gli uomini dell'amministrazione, gli uomini dell'alta burocrazia, promettendo quindi una guerra senza quartiere. E guerra senza quartiere è stata. Infatti, come vedete, non passa giorno che da qualche settore dell'establishment americano non partano attacchi nei confronti della figura di Donald Trump. Donald Trump urta molti interessi. È l'autore di una visione nuova del ruolo degli Stati Uniti del mondo, qualche cosa che sostanzia un cambio di paradigma che non viene compreso alle nostre latitudini, e che consiste sostanzialmente in questo.
Donald Trump ritiene che sia compito della politica americana concentrare la propria attività e i propri impegni sulla ricostruzione del sistema paese, sul rilancio dell'industria manifatturiera, e tutto questo lo abbina a una volontà di disimpegno dagli affari del mondo. Cioè l'idea che ha Donald Trump è di archiviare la stagione dell'America, tra virgolette, potenza imperiale, che propone il suo sistema di valori al mondo intero e cerca progressivamente di esportare se stessa al maggior numero di paesi stranieri. La visione di Trump è un'altra. Al centro della politica americana, anche quella estera, debbono esserci degli interessi. E c'è un passaggio particolarmente importante del discorso di investitura di Trump in cui lui dice: sotto di me gli interessi nazionali saranno la stella polare della politica estera americana. Noi riteniamo che gli interessi nazionali e il loro perseguimento siano l'attività principale dello Stato, e l'America riconoscerà sotto di me lo stesso diritto di fare altrettanto agli altri paesi del mondo. Questo messaggio viene sistematicamente ripetuto. L'America rispetterà la sovranità degli altri stati, come quasi fossimo tornati all'epoca della pace di Vestfalia, lo Stato tradizionale che ha delle frontiere impermeabili all'interno delle quali non si deve entrare, non si deve esercitare alcun tipo di ingerenza. Questo segna uno spartiacque, e su questo messaggio Trump non cessa mai di tornare. Ha ripetuto questi stessi concetti nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e anche recentemente, mentre si trovava nelle Filippine, a un certo punto, di fronte a Duterte, che è un uomo fortemente controverso a dir poco, tra l'altro è anche reo confesso di un omicidio, perché ha raccontato, ho ucciso il primo omicidio della mia vita, l'ho fatta a 16 anni, Duterte, di fronte a lui e alle Filippine, che hanno un passato di colonia degli Stati Uniti, ai Filippini Trump ha detto: non fatevi asservire da nessuno. Questa è la novità, e rispetto a questo tipo di novità, che implica il ritorno dell'America alla dimensione di Repubblica, di Stato-Nazione se volete, e la dismissione di un certo tipo di dimensione imperiale della politica, è comprensibile che ci sia gente che reagisce. Perché quando si sceglie di autolimitare l'esercizio del potere verso l'esterno in una maniera così drammatica, è ovvio che c'è tanta gente che ci perde. Ci perdono dei diplomatici che vedono diminuire il proprio status nei paesi in cui vanno. In una certa misura ci perdono i militari, in una certa misura ci perdono le spie, in una certa misura ci perdono dei deputati e dei senatori che ritengono, per il semplice fatto di essere dei rappresentanti del popolo americano, di essere dei proconsoli che ovunque vadano nel mondo. Penso in particolare a un uomo come John McCain, che si è fatto spesso e volentieri vedere negli ultimi anni in Medio Oriente, facendosi anche fotografare insieme a quello che poi è diventato il califfo al-Baghdadi, capo del Daesh. Allora, tutto questo preliminarmente per dirvi cosa? Che se giudichiamo Trump impiegando gli stessi concetti e gli stessi parametri con cui abbiamo giudicato i presidenti che lo hanno preceduto, sicuramente finiremo per non capirlo mai, perché è controintuitivo. Cioè, noi immaginiamo che qualsiasi leader di una grande potenza si batta per dilatare il proprio potere nel resto del mondo, a discapito di qualcun altro. L'idea di Trump è diversa. Trump propone un modello di presenza degli Stati Uniti nel mondo che è basato su questo fatto: l'America rimane lo Stato-Nazione più potente del mondo, ma rispetta gli altri, riduce le proprie ingerenze, riconosce la sovranità di tutti gli altri paesi del mondo ed è disponibile a trattare anche col diavolo, perché quando ci sono degli interessi in gioco un negoziato è possibile con chiunque. E allora lo vedete che un giorno parla male di Kim, il leader nordcoreano, e il giorno dopo però dice: guardate che se Kim mi dà l'opportunità io vado a trovarlo, ci vado a discutere, sono disponibile a trattare. Ed è questa la grande novità. Non abbiamo ancora visto Trump fare come alcuni suoi predecessori,
che hanno immediatamente paragonato l'avversario di turno a Hitler. Ve lo ricordate? Milosevic il nuovo Hitler, Saddam Hussein il nuovo Hitler. Allora, cosa succede quando è così? Se tu dipingi il tuo avversario, che in realtà dovrebbe essere il tuo interlocutore, come il diavolo, è evidente che con il diavolo non puoi trattare. Il diavolo lo puoi solo affrontare militarmente e debellare, come poi in effetti è accaduto sia con la Serbia che poi con l'Iraq, con i risultati che abbiamo visto, perché insomma è saltato in qualche modo, no? Si è aperto il vaso di Pandora. Ora, solo per rendere un attimino meno drammatico il tipo di svolta che Trump rappresenta, vorrei anche dirvi che tutto questo discorso in realtà è reso possibile anche dal fatto che l'opinione pubblica americana non è di per sé imperialista. L'opinione pubblica americana ha accettato un grande coinvolgimento del proprio paese negli affari del mondo durante la guerra fredda perché si riteneva personalmente minacciata dal comunismo. Ma una volta che è finita la guerra fredda, che l'Unione Sovietica si è dissolta, che lo spettro del comunismo in qualche modo è tramontato come alternativa credibile di organizzazione dei paesi del mondo e dello stesso pianeta, beh, a un certo punto gli americani hanno cominciato a interrogarsi: ma perché spetta a noi organizzare questo pianeta? Perché spetta a noi mandare in continuazione i nostri soldati a risolvere i problemi che esplodono in zone del mondo che ci interessano, ma possono anche interessarci meno, o cui può provvedere qualcun altro? Se voi andate a vedere i risultati delle elezioni presidenziali che si sono succedute dopo la caduta del muro di Berlino, dal 92 fino all'anno scorso, voi vedrete che sistematicamente ha vinto tra i due candidati in lizza quello che proponeva la riduzione degli impegni militari esterni degli Stati Uniti. Poi magari gli eventi hanno preso una piega diversa una volta che questi presidenti sono stati eletti, perché poi c'è un mondo con cui l'America interagisce, non sempre il mondo interagisce nella direzione auspicata dagli americani e dai loro leader. Però questo trend è molto chiaro, e già Obama, per la verità, aveva cominciato un po' a mettere sul piatto quest'idea di un'America che passa dalla guida del cambiamento alla seggiola posteriore, no? Il driving from behind, guidare da dietro. Nella guerra di Libia 2011 gli americani per la prima volta dopo molti anni sono entrati in conflitto con un altro paese mentre il loro presidente stava in viaggio in un altro paese del mondo, credo stesse volando in Brasile, e tra l'altro lasciando la scena francese e inglese. Però in che cosa è diverso Obama rispetto a Trump? L'idea di Trump è che il ripiegamento degli Stati Uniti dagli affari mondiali debba arrivare al termine di un processo di stabilizzazione. Cioè il mondo deve essere stabile. Lui è un uomo d'affari e gli uomini d'affari hanno orrore del caos. Il caos significa scoraggiare gli investimenti, ridurre la crescita, creare problemi. Obama aveva l'approccio esattamente opposto. L'America si ritira, probabilmente aumenterà il caos nel sistema internazionale. Ma chi è che viene danneggiato maggiormente dal caos internazionale? Prospettiva di Obama. L'America o i rivali attuali o potenziali degli Stati Uniti, come l'Europa, la Russia o la Cina? Questi tre ultimi. E allora, per Obama, il problema della stabilità non si è mai posto. Le politiche di Obama hanno fortemente danneggiato l'Europa, hanno fortemente danneggiato noi italiani, hanno fortemente danneggiato i russi, forse hanno anche danneggiato i cinesi, questo non lo sappiamo. La Cina sta rallentando la propria crescita adesso, ma per una serie di altre dinamiche, probabilmente fattori di origine interna più che internazionale. Però c'è questa differenza profonda. Obama, ritiro con destabilizzazione. Trump, ritiro responsabile. Cioè, prima di ritirarsi, l'America deve spegnere gli incendi insieme alle maggiori potenze del pianeta, e con le maggiori potenze del pianeta deve organizzare una specie
di gestione condominiale dell'ordine che permetta a tutti di prosperare e di evitare lo scoppio di conflitti maggiori. Per questo io penso che il progetto di Trump dovrebbe riuscire, cioè il nostro interesse che riesca, perché se Trump fallisce il rischio di avere avanti a noi un'epoca di disordini progressivamente crescenti, credo che questo rischio aumenterà a dismisura. Questo diciamo in prima battuta per rispondere alla domanda. Ecco perché fondamentalmente ha vinto, perché Trump ha interpretato un'esigenza profondamente avvertita dall'opinione pubblica americana e poi ha giocato al meglio leggendo nel modo più efficace le regole che disciplinano l'elezione americana. Non so se lo sapete, ma in America fondamentalmente viene eletto un presidente degli Stati Uniti piuttosto che un presidente degli americani. Il voto popolare serve a eleggere dei delegati di Stato, un collegio elettorale che poi automaticamente investe la persona che si sono impegnati a votare in seconda battuta. La differenza di voti popolari, la grande differenza di voti popolari sta lì, è emersa perché ci sono due grandi stati che stanno sulle coste, uno è lo stato di New York, l'altro è la California, in cui sostanzialmente, sapendo che non era possibile vincere, Trump non ha neanche fatto campagna elettorale. Punto. Trump invece è andato a battere sistematicamente tutti quegli stati in cui la differenza tra democratici e repubblicani era molto sottile, al punto tale di spostarne diversi, quelli che servivano dal lato dei democratici al proprio. Mentre Hillary Clinton, che nella fase finale della campagna elettorale ha fatto pochissimi comizi, perché non stava bene, è stata assente. Poi ha giocato anche un altro fatto, e chiudiamo questa parentesi. Non è che le primarie democratiche siano state una battaglia giocata secondo le regole proprio dell'onore da college inglese. Bernie Sanders ha subito una serie di torti gravissimi che hanno alienato a Hillary Clinton una buona parte del voto dei sostenitori di questo candidato battuto, che si sono vendicati. Al momento della verità, in alcuni stati in cui Sanders era molto forte, i seguaci di Sanders hanno votato per Trump. E tra l'altro era molto interessante, molto divertente leggere sui social, seguire questa campagna su YouTube. Alcuni sostenitori di Sanders a un certo punto mettevano dei video in cui ricorreva fortemente questo messaggio: caro Bernie, tu ci chiedi di votare per Hillary per paura che Trump possa farci quello che Hillary ha già fatto a te, ma certo che non ci stiamo, punto, voteremo per Trump perché ci garantisce di più rispetto a quello che Hillary Clinton ha fatto a tutti noi altri, insomma. Quindi questa è la, ed è giusto qualche elemento, perché in realtà da analizzarla tutta, l'elezione americana dell'anno scorso offre degli spunti veramente straordinari. Poi magari più là parliamo anche di Russiagate, a cosa serve, infatti, e perché. Infatti, già pronta la domanda in cara. Questo in prima battuta. Perfetto, grazie. No, devo dire che questo aspetto del fatto che l'America, noi siamo cresciuti un po' con il luogo comune, almeno io, ma credo un po' tutti quanti, dal piano Marshall in poi, che l'America aveva questo ruolo di colonizzatrice del mondo, no? Adesso sapere che invece le cose dovrebbero cambiare, staremo a vedere se è vero. Ma io sono vittima anche di un altro luogo comune, ed è questo. In Italia, se stai male, sei curato subito, mentre in America, se stai male, la prima cosa che fanno, ti chiedono la carta di credito, se non ce l'hai ti lasciano morire per strada.
Questa è, io sono cresciuto con queste parole qua, quando mi parlavano, mi immagino un po' come tutti, dei parenti che vivono in America, quindi mi sentivo dire queste cose. E quando c'è stata la riforma Obama, il cosiddetto Obamacare, sentendo anche delle persone che vivono in America, sembra che in America adesso le cose siano come in Italia, cioè dove tutti hanno... poi ho scoperto che non era così, però il messaggio che era passato era che attualmente, grazie all'Obamacare, in America tutti hanno il servizio sanitario gratis esattamente come in Italia. Ecco quindi che non comprendevo e non comprendo, se me lo può spiegare lei, come mai Trump, che vuole eliminare l'Obamacare, possa trovare il consenso popolare. Allora, qui ci sono molte cose da dire. Intanto, inizialmente... proprio al principio della campagna elettorale presidenziale, Trump era sulla stessa posizione di Sanders, cioè voleva una riforma dell'Obamacare che coprisse anche tutti coloro che l'Obamacare in realtà aveva lasciato scoperti. Poi le cose sono cambiate perché per avere la nomination Trump ha dovuto fare un accordo con la destra del suo partito, la destra che poi gli ha dato il vicepresidente Pence. E allora lì, siccome la destra repubblicana odia qualsiasi forma di interventismo dello Stato in campo sanitario, a un certo punto è cambiato il messaggio e Trump ha cominciato a parlare di repel, cioè di sostituire, rimpiazzare, distruggere l'Obamacare per fare qualche cosa d'altro. C'è da dire comunque che il sistema in America non è che funziona come quelli europei. C'è in questo momento un sistema di assicurazioni obbligatorie, il quale per il momento ha provocato un paio di conseguenze che sono molto criticate negli Stati Uniti, cioè il livello delle prestazioni è diminuito. E questa è una prima cosa. E i costi delle assicurazioni sanitarie sono fortemente aumentati per la classe media, che è proprio quella che poi ha votato prevalentemente per Trump. Quindi l'idea che in qualche modo a questo sistema sanitario si dovesse mettere mano, diciamo, si stava rafforzando da parecchio tempo, e quindi è chiaro che c'è un consenso a migliorare. Però su questo consenso a migliorare si è sviluppata una battaglia politica che ha anche a che fare con il controllo che Trump ambisce ad acquisire sul Partito Repubblicano e che invece dei capi storici del Partito Repubblicano tendono in qualche modo a negargli. Non penso soltanto a una persona piuttosto anziana che comunque è destinata in tempi ragionevolmente brevi a uscire di scena come John McCain, ma penso per esempio allo speaker della Camera dei Rappresentanti che ha ambizioni presidenziali e quindi in qualunque cosa che comporti un rafforzamento politico di Trump vede una minaccia al proprio futuro politico. Quindi questo anche deve essere in qualche modo tenuto in considerazione. Tutto ciò premesso però, e questo mi preme veramente molto, è bello che noi italiani ci preoccupiamo di come si trovi la sanità americana, però in realtà più di tanto non dovrebbe interessarci, questi sono affari interni degli Stati Uniti. Mentre invece come l'America si rapporta al resto del mondo, e quindi anche a noi, è la cosa sulla quale noi dovremmo giudicare chi viene eletto Presidente degli Stati Uniti. Possiamo anche essere contenti se arriva un Presidente in America che realizza un sistema sanitario universale come quello che abbiamo noi italiani e magari con le grandi risorse di cui è dotato quel Paese, e ne fa anche la cosa migliore che esista al mondo. Però a noi cosa cambia? Mentre invece per noi cambia tutto a seconda che l'America assuma una postura internazionale che accentua l'instabilità e il disordine, quindi le guerre, oppure assuma una postura internazionale che invece tende alla riduzione dell'instabilità, all'aumento della stabilità, ad allontanare il pericolo delle guerre. E come, diciamo, persone appartenenti a uno Stato che le ingerenze americane talvolta le ha subite, guardate che non le ha subite soltanto la sinistra del Partito Comunista che se n'è lamentata per 50 anni, l'ha subita anche il centrodestra, l'ingerenza
una certa ingerenza del potere americano, l'ha subita la Santa Sede. Abbiamo visto lo scorso anno, durante la campagna elettorale presidenziale, uscire dei file di WikiLeaks in cui il capo staff di Hillary Clinton discuteva apertamente di come promuovere una primavera vaticana che sarebbe dovuta culminare nell'abdicazione di Ratzinger, che è poi quello che abbiamo visto. Allora, rispetto a tutto questo, no? Tra un tipo di governo, di amministrazione degli Stati Uniti che è pervasivamente presente nella politica interna dei paesi amici ed alleati, e invece un paese che diventa più rispettoso della sovranità, pur ergendosi a modello e garante di ultima istanza dell'ordine. Ma io credo che una differenza ci debba essere, e che ci sia un uomo che abbia in testa una visione di questo tipo, secondo me per noi è un'opportunità storica, che mi auguro francamente non vada perduta e che non venga pregiudicata da nessun nemico interno che il Presidente ha negli Stati Uniti. Ma mi sembra che in tal proposito siamo partiti col piede sbagliato, perché se non ricordo male Renzi aveva fatto un endorsement aperto nei confronti di Hillary, unico tra i leader europei, anche se gli altri leader europei, comunque, pur non appoggiando apertamente Hillary, comunque non manifestavano sicuramente grosse simpatie nei confronti di Trump. Parliamo invece di quell'argomento che avevamo accennato prima, il Russia Gate. Ma è possibile mai che nella democrazia americana, quella di Tocqueville, il modello di democrazia assoluta, il modello la luce che brilla di tutti noi europei, ci sia stata un'ingerenza di una forza straniera nelle votazioni, nell'espressione democratica per eccellenza? E se sì, in quali termini? Mettiamola in un'altra maniera. Da qualche anno, grazie all'inventiva di alcuni imprenditori americani, esistono i social media. Abbiamo piattaforme come Facebook, come Twitter, che per la prima volta hanno integrato l'intera umanità, almeno quella parte che è dotata di telefoni interattivi, un sistema unico, anche dal punto di vista politico. Ed è accaduto già da qualche anno, per la verità, che alcuni rivolgimenti politici siano stati permessi anche attraverso un certo modo di utilizzare questi social media. In particolare, noi abbiamo visto che ruolo hanno giocato i social media come Facebook e Twitter nell'alimentazione delle primavere arabe, anche in quello che è accaduto in Ucraina per certi versi. Ora, una volta che tu hai uno strumento di questa natura, non è che poi ti devi aspettare che ci sia un solo operatore che lo orienta o li orienta in un'unica direzione. Hai creato un campo, un sistema è un campo, in cui può entrare chi vuole. Allora io trovo del tutto normale che questa volta la partecipazione alla campagna elettorale presidenziale americana non sia stata una cosa che ha visto il resto del mondo semplicemente spettatore passivo. Attraverso Twitter e Facebook, chi voleva, questa volta ha potuto partecipare attivamente alla campagna elettorale americana, sostenendo l'uno o l'altro dei candidati che preferiva. Ma vi dico di più. Esiste il sistema del crowdfunding, cioè del finanziamento popolare delle candidature alla Casa Bianca, che è diventato sostanzialmente aperto. In qualsiasi punto del mondo voi siate, potete contribuire con somme più o meno simboliche allo svolgimento della campagna elettorale del candidato americano che vi piace di più. E questo è perfettamente accaduto. Io trovo del tutto normale che i russi, o chi per loro, anche altri, avendo la possibilità di utilizzare uno strumento per favorire un candidato rispetto a un altro giudicato più pericoloso, lo abbiamo fatto. Però che cosa vogliamo fare adesso? Vogliamo chiudere i social media? Vogliamo tornare a una situazione in cui il monopolio
dell'informazione viene avvocata a un sistema di media formali e tutti gli altri devono rimanere passivi spettatori? Io non credo che sia desiderabile, non credo che sia neanche francamente possibile. Quindi, dal mio punto di vista, si potrà anche un giorno arrivare alla conclusione che i russi hanno interferito, e secondo me neanche solo loro, come per la verità tante altre lobby che intervengono nella politica americana sicuramente hanno fatto, ma non dobbiamo scandalizzarci. Cioè, se alla fine poi la grande democrazia americana si fa dirottare dai tweet che sono stati inseriti nel sistema da una potenza straniera, vuol dire che è debole l'America. Ma io non penso che l'America sia debole nel modo in cui la dipingono alcuni suoi detrattori. Il vero problema è, secondo me, un altro, che dal mio punto di vista la reiterazione della pressione e degli attacchi contro il presidente Trump condotti sul terreno specifico della sua simpatia nei confronti dei russi o della simpatia dei russi nei suoi confronti, perché la cosa è uguale, tende soprattutto a legare le mani al presidente. Cioè, in questo momento il presidente degli Stati Uniti, che dell'accordo con la Russia ha bisogno, perché se l'idea è che l'America deve intervenire meno nel mondo e ha bisogno della cooperazione di altre potenze per tenere questo mondo in qualche modo in equilibrio e tendente verso la stabilità anziché verso la guerra, adesso qualsiasi genere di apertura Trump la deve far segretamente. E allora voi vedrete sistematicamente che ogni volta prima di un'apertura c'è un insieme di provocazioni controllate, si sono credo anche messi d'accordo in questo senso. Prima di fare qualche cosa che è interesse comune di russi e americani, Trump e Putin dicono qualche cosa di cattivo l'uno nei confronti dell'altro. E poi dopo vanno avanti, perché in questa maniera, no, calmano i sistemi che sono alle loro spalle, perché guardate, Trump ha problemi ad avvicinarsi ai russi, ma non crediate che per Putin sia semplice avvicinarsi agli americani, perché alle sue spalle ha gente che è tanto anti-americana quanto certi americani sono anti-russi, quindi è un problema per entrambi. Non per caso è successa la scorsa estate una cosa estremamente curiosa: al margine di un G20 che si è svolto ad Amburgo, Putin e Trump si sono incontrati segretamente, hanno seminato i giornalisti e siamo riusciti a saperlo con 10 giorni di ritardo. Questa è una cosa che non era mai successa prima. Questi due hanno bisogno di trovare delle sedi riparate per non esporre in pubblico la convergenza che esiste e che esiste in molti teatri. Io non posso credere, per esempio, che la riconquista della Siria da parte di Assad, che è quasi completa, sia avvenuta senza l'accordo degli americani, e anzi mi risulta che il cosiddetto accordo di deconflicting, cioè un accordo tecnico che serve a impedire che sui cieli della Siria gli aerei dei russi e quelli degli americani si intercettino a vicenda e qualcuno possa abbattere qualcun altro anche solo per errore, in realtà è un accordo molto più esteso che contempla addirittura la scelta dei bersagli più importanti. Quando c'è un bersaglio politicamente molto importante da colpire, i russi e gli americani ne parlano e poi decidono se sì o se no. Ed è accaduto, sembra, almeno questo dice uno dei campioni del giornalismo investigativo americano, Seymour Hersh, in occasione di quell'attacco che è culminato nella dispersione di alcuni gas tossici e nel successivo bombardamento da parte americana di una pista aeroportuale siriana. Sembra, e questa è la ricostruzione di Hersh, che sostiene di aver avuto accesso a delle carte riservate, che in realtà quella volta i russi avevano avuto notizia tramite la loro intelligence di una riunione molto importante alla quale avrebbero voluto partecipare dei capi jihadisti attivi in Siria di grande livello, e suggerivano agli americani una verifica con la loro intelligence per decidere eventualmente se colpire il palazzo in cui questa riunione aveva luogo oppure no. Gli americani sembra che abbiano fatto le loro verifiche e abbiano concluso che effettivamente questa riunione stava per avere luogo e che valeva la pena condurre un attacco per buttarlo giù. L'attacco
viene fatto da un aereo siriano, tira giù il palazzo, viene distrutta l'installazione dove aveva luogo la riunione, ma pare che il palazzo sia crollato su un deposito di fertilizzanti. Voi sapete che i fertilizzanti sono dei precursori delle armi chimiche, e poi dopo di lì si sarebbe generata quella nube che ha provocato l'intossicazione di un certo numero di persone nei dintorni. Questa è una ricostruzione non mia, ma di Seymour Hersh, che è stata pubblicata su diversi giornali di un certo peso nel mondo, si può trovare facilmente anche su Google, ma questo tanto per dirvi, più che il fatto specifico di questa storia dell'attacco chimico, come in realtà americani e russi si parlino molto di più di quello che comunemente si crede. Non possono farlo vedere, perché se lo fanno vedere suscitano un vespaio a casa propria, a casa degli uni come a casa degli altri. Sì, mi conforta molto. Resterei un attimo ancora sul discorso del Russiagate, giusto perché ho un dubbio. Mi conforta molto perché l'avevo capito anch'io questa cosa qui della pubblicità, diciamo così, fatta con i social media, no? Ma allora, se è solo una pubblicità fatta con i social media, al netto delle polemiche che possono essere fatte, che è giusto che siano fatte per l'amore del cielo, ma l'impeachment, cioè io parlo con delle persone che vivono in America che non aspettano altro che l'impeachment di Donald Trump, ma sulla base di questo è possibile mai? Ma intanto l'impeachment vuol dire la messa in stato d'accusa del presidente, poi non è detto che la messa in stato d'accusa si traduca in un processo effettivo e nell'obbligo per il presidente di dimettersi. Intanto i numeri non ci sono, e potrebbero con una certa difficoltà uscire fuori dopo le elezioni di medio termine, se vanno molto male per i repubblicani, ma lì è tutta da giocare. È chiaro che dal mio punto di vista è una campagna molto debole quella che viene svolta negli Stati Uniti utilizzando questi strumenti. Quando per esempio si attacca un uomo come Paul Manafort, no? Paul Manafort che torto ha? È uno di questi grandi guru, no? Dei processi elettorali. Ce ne sono alcuni che sono anche venuti in Italia, io ne ho conosciuto uno in particolare nel 2001. Dovevano esserci le elezioni politiche da noi quell'anno, quelle che poi Berlusconi vinse sconfiggendo Rutelli, e a un certo punto venne in Italia un certo Lutz, e l'ambasciata americana organizzò degli eventi con persone che lavoravano per dei partiti, ma anche analisti eccetera come me, e presentavano questo signore, facevano vedere questo signore come proponeva i suoi servizi, nella speranza evidentemente di essere assunto da qualcuno. Lo assunse Rutelli. Cioè, questi sono uomini che tra un'elezione presidenziale e l'altra i soldi in qualche modo li devono fare. Manafort è andato a fare il consulente di Yanukovych in un'epoca in cui poi, tra l'altro, nessun americano aveva messo nel mirino quest'uomo ucraino molto vicino, ritenuto molto vicino ai russi. Questo è quello che è successo. Poi dopo hanno istruito il caso a posteriori. Dal mio punto di vista è un'assurdità completa, e non tarderà a emergere il limite del coinvolgimento, diciamo, di Manafort come vettore di un'influenza russa sulla campagna di Trump. Non sta in piedi, non sta in alcun modo in piedi dal mio punto di vista. Non è neanche l'unico caso. Ora sta uscendo fuori che il generale Flynn, quello che è stato consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, credo per una decina di giorni, non di più, no? In realtà non era libro paga dei russi, era libro paga dei turchi. E tra l'altro c'erano stati segni molto evidenti, perché a un certo punto, in piena campagna elettorale, questo Flynn aveva pubblicato un articolo che aveva fatto un certo rumore ed era stato tradotto anche in Italia, in cui lui diceva niente poco di meno che il predicatore Gulen, che esule negli Stati Uniti, gli Stati Uniti lo dovevano dare indietro ai turchi, perché era niente poco di meno che una specie di Bin Laden
dell'Anatolia. Insomma, eravamo arrivati a questo punto, qui. Però, no? Nell'immaginario collettivo la Turchia non è una grande potenza, non è vicina, cioè non è un avversario degli Stati Uniti come in teoria potrebbe essere. Andava tutto bene, andava tutto bene. Sono riusciti a far dimettere Flynn facendo valere nei suoi confronti una legge che era disapplicata da oltre un secolo, in base alla quale un cittadino privato americano non può incontrare diplomatici di un paese straniero. Pensate voi, ma è mai possibile? Cioè, a che livello si può fare, per esempio, ricerca, o si possono diciamo in qualche modo stabilire dei contatti, comprendere cosa vogliono interlocutori di paesi stranieri, se tu non hai modo di avvicinare i diplomatici che quei paesi stranieri rappresentano presso il tuo? Una follia, cioè una follia, intendiamoci, che si spiega alla luce della logica della politica partisan, cioè della partigianeria politica che negli Stati Uniti ha raggiunto in questa occasione le presidenziali americane un punto di massimo storico senza precedenti, che rende possibile la circostanza che una parte degli Stati Uniti abbia perso le elezioni e per la prima volta a distanza di mesi ancora non riconosce la sconfitta e chiama in causa sostegni stranieri, ingerenze straniere e quant'altro. Sono cose che mi ricordano molto quello, scusate se offendo la suscettibilità di qualcuno, quello che si diceva in Italia, che i comunisti non vincevano mai perché gli americani aiutavano troppo la Democrazia Cristiana. Forse i comunisti qua non vincevano perché non c'era il consenso che governassero il paese, punto. Anche per via di una certa situazione internazionale. E così è. Il più lucido a comprenderlo è stato Bill Clinton, il quale, visto il manoscritto dell'ultimo volume della moglie, intitolato What Happened, cosa è accaduto, a un certo punto le ha detto a muso duro: cara Hillary, te lo spiego io che cosa è accaduto. È accaduto che hai perso, punto, devi accettarlo. E ha praticamente buttato questo manoscritto nel primo cestino che aveva, a portata di mano. È stato molto più lucido lui, il marito di Hillary, che non tante persone che sono dietro al carrozzone dei Clinton. Grazie. Il rapporto di Donald Trump con il clima e gli accordi di Kyoto. Come si spiega questa volontà di abbandonare queste politiche pro clima? E poi ne ho sentita una proprio oggi, cioè, Donald Trump è un cacciatore, so che ha consentito l'ingresso dei trofei degli elefanti. Ho visto che ha ritrattato questa cosa qua, proprio oggi su Twitter ho visto, magari dice che non è vero niente, oppure che ha cambiato idea. Allora, sulla storia del clima, intanto il protocollo di Kyoto gli americani non l'hanno mai ratificato, quindi sono fuori dal regime da ben prima che Trump sfilasse gli Stati Uniti dagli accordi che sono stati raggiunti un paio d'anni fa a Parigi. Ma il discorso, secondo me, va ricondotto meglio ancora una volta a quella rivalutazione della sovranità nazionale. Cioè, l'idea di Trump è che prima di accettare una limitazione della sovranità nazionale occorra avere un livello di certezze straordinarie rispetto all'efficacia delle misure che vengono prese per ottenere questo risultato, diciamo che rappresenta un utile collettivo per il pianeta. Lui si è iscritto fra quelli che ne dubitano, che rappresentano una minoranza dello 0,5%, ma in cui ci sono anche dei premi Nobel, per cui a un certo punto mi spiego molto la sua posizione sotto questo punto di vista, attraverso questo prisma. In più c'è da dire che molto verosimilmente tutto questo servirà a Trump per permettere a un numero limitatissimo di miniere di carbone che si trovano negli stati in cui lui ha prevalso per pochi voti, per consolidare, diciamo, il vantaggio che lui ha conquistato
lo scorso autunno in questi stati che sono decisivi per vincere la riconferma alla Casa Bianca. Detto fra noi, la Germania e diversi altri paesi europei, quanto a inquinamento da carbone, pur avendo firmato COP21, hanno ben altro da farsi perdonare. E francamente, se noi vediamo le immagini che vengono trasmesse da Nuova Delhi, da Shanghai e da diversi altri posti del pianeta che sono dentro COP21 e li confrontiamo con le immagini che abbiamo di New York, di Los Angeles, di San Francisco, insomma, cioè, io credo che si possa anche concludere che tutto sommato ben difficilmente la mancanza della firma americana sia qualcosa che possa compromettere il futuro del pianeta. Penso che questa posizione Trump l'abbia assunta soprattutto per queste due finalità che vi ho detto: da un lato far capire al mondo che gli Stati Uniti considerano molto seriamente la propria sovranità, e dall'altro per avere un margine di libertà per aprire o riaprire qualche impianto d'estrazione, ma non siamo certamente ai livelli che in questo momento rendono, cioè, provocano, diciamo, questo disastro ambientale che abbiamo in certe zone del pianeta, che pure appartengono a stati che invece fanno parte di COP21, e tra l'altro è un sistema, tra parentesi, che ti permette di comprare il diritto di inquinare. E anche di questo ci sarebbe da parlare. Perché, signori, o decidiamo che le emissioni inquinanti avvelenano tutti, e allora veramente tutti insieme accettiamo di ridurle, ha sempre ammesso che questa cosa sia veramente la causa del fenomeno che osserviamo, oppure non è che mettiamo in piedi un sistema per cui i più ricchi possono comprare quando vogliono il diritto di inquinare. Alla fine, tutto sommato, Trump questo avrebbe potuto fare, senza che nessuno dicesse niente. Comprare qualche diritto in più di inquinare per far aprire qualche mira. Invece ha posto il problema più apertamente e in modo più trasparente. Ma questo perché? Perché è un politico che ragiona in termini di interesse. È più trasparente, se volete. E tutto questo è rivoluzionario. Professore, lei prima ha accennato ai rapporti tra rapporti, quello che accadrà tra Stati Uniti ed Italia, e le chiederei che tra Stati Uniti ed Europa si può fare una previsione? Europa, Italia, Stati Uniti? Allora, cosa ci aspetterà? Allora, questo è un argomento veramente molto importante, perché ci riguarda proprio da vicino. Intanto mi piacerebbe riprendere un po' un passaggio che è fatto poco fa a proposito di Renzi. Anche Gentiloni a New York, quando è andato l'anno scorso all'Assemblea Generale, a un certo punto si è recato al consolato nostro di New York per incontrare degli italoamericani, e lì di fronte a loro se ne è uscito con un forza Hillary che è quantomeno diciamo non protocollare, ecco. Facendo una cosa tutto sommato del tutto insolita per la politica italiana: mai avevamo avuto esponenti di governo che esprimevano in modo tanto chiaro e tanto netto la propria preferenza in una campagna elettorale presidenziale americana. Il punto è che i nostri maggiori uomini politici di governo in questo momento continuano a lavorare con quello schieramento che è ostile al presidente in carica. Renzi è stato recentemente negli Stati Uniti, è andato nuovamente a incontrare Obama dopo che Obama è venuto in Italia e dopo che entrambi si sono recati all'ISPI di Milano per discutere con i colleghi di quel centro di ricerca milanese delle prospettive dell'Italia, delle prospettive dell'Europa, come se in questo momento ci fosse la Clinton alla Casa Bianca e non un presidente di diverso colore politico. Il nostro ambasciatore d'Italia a Washington è stato scelto da questo governo, è fortemente schierato con Renzi, e anche ora che ci è andato Di Maio negli Stati Uniti, mi dicono che Di Maio viene introdotto negli ambienti liberal della politica americana e non negli ambienti che sono vicini in questo momento al presidente degli Stati Uniti. Ora, tutto questo che cosa significa? Dal mio punto di vista significa che l'Italia rischia di perdere un treno meraviglioso, perché ci siamo trovati, per effetto del Brexit,
che ha eliminato dall'interno dell'Unione Europea il principale vettore dell'influenza americana in Europa, la Gran Bretagna, ci eravamo trovati nella condizione ideale di proporci come interlocutore privilegiato degli Stati Uniti in Europa. E cosa ha fatto il nostro governo? Il nostro governo ha platealmente fatto capire che nell'urto eventuale che si va prospettando tra gli Stati Uniti e la Germania e la Merkel, l'Italia sta con la Merkel e contro gli Stati Uniti. Ma ve ne dico un'altra, e questa è una ricostruzione della stampa americana che non è passata sui nostri media. Il 24 maggio scorso, quando Trump è venuto per la prima volta a Roma, ha incontrato Paolo Gentiloni a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano a Roma. E a quanto pare, nel momento in cui l'Italia è in grandissima difficoltà perché sta subendo un attacco sistemico alla propria economia da parte dei francesi, che stanno conquistando spazi nei media, spazi nel mondo del risparmio, spazi nel mondo dell'assicurazione, eccetera, 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 rischiamo pure di perdere l'industria nazionale dei materiali d'armamento se non stiamo attenti, invece di porre un problema come gli americani, l'America potrebbe aiutarci a difenderci in questa situazione, cosa ha fatto? Sembra che gli abbia chiesto a Trump, sottolineo a Trump, di portare a casa sua negli Stati Uniti un po' dei migranti clandestini che sono arrivati sulle nostre coste. A Trump. Ora, per inciso, pochi mesi prima, credo in marzo, Trump aveva ricevuto una telefonata dal premier dell'Australia, il quale, dopo i convenevoli di rito, aveva osato fargli una domanda al presidente americano. Cioè, guardi, il suo predecessore si era offerto e impegnato a portare negli Stati Uniti alcune centinaia di immigrati clandestini che sono arrivati qui in Australia. È una promessa che ha fatto Obama al mio governo. Cioè, Trump si testa, però non ha neanche risposto, ha chiuso il telefono. Cioè, questa cosa era nota, si sapeva, e ciò nonostante sembra che Gentiloni abbia veramente detto questa cosa qua a Villa Taverna. Cioè, signori, poi uno si meraviglia, abbiamo visto le immagini a Taormina, ogni volta che prendeva la parola Gentiloni, Trump si levava l'auricolare, perché evidentemente dice, questo non ha niente interessante a proporne. Tutto questo per dire cosa? Adesso, dopo la battuta, la contestualizziamo, perché questo poi è un problema che abbiamo come paese. Gentiloni è un uomo del centro-sinistra, è un esponente del PD, ha l'ambizione di restare dov'è, forse gli riesce pure, a certe condizioni, non si sa, vedremo. Il problema per un politico del PD con responsabilità di governo è farsi vedere che fa qualcosa con Trump. È una cosa che gli fa perdere consenso. Punto. Allora non la deve fare. Tutto questo evidentemente, no? Riduce la nostra possibilità di sfruttare le opportunità che si creano. Macron, che certamente non è un uomo di destra, non ci ha pensato due volte. Siccome ha il problema di dover ridefinire un rapporto con la Germania che è molto più forte della Francia, cosa fa? Ha invitato per il 14 luglio Trump e consorte in Francia e in qualche modo ha cominciato a offrirgli una possibilità di collaborazione, in modo tale da mettere alle spalle della Francia anche un sostegno americano che in un rapporto di confronto e ridefinizione degli equilibri con i tedeschi può essere d'aiuto per i francesi. Cioè, fondamentalmente, quello che dovevamo fare noi l'ha fatto la Francia di Macron. Ora, tutto questo probabilmente a Macron non è valso alcun punto in più di consenso presso la sua opinione pubblica, ma dopotutto Macron è abbastanza libero, perché le presidenziali prossime, la prossima occasione di voto è fra 4 anni, 4 o 5, quanti sono, quindi è abbastanza libero in questo momento di definire la posizione della Francia in una maniera tale da rafforzarla nel suo confronto con la Germania, il che significa che verosimilmente Macron porterà a casa magari una non ostilità americana alla dilatazione dell'influenza francese in Nord Africa. E allora lì voi capite perché noi
da un momento all'altro abbiamo rimandato l'ambasciatore d'Italia al Cairo, abbiamo invitato Haftar, che non è precisamente un nostro amico, a Roma. Insomma, stiamo cominciando a ridefinire un po', per esempio, la nostra postura in Libia, perché capiamo che da un momento all'altro gli americani forse correggeranno la loro politica, perché c'è anche questo da dire, non l'ho detto in precedenza, uno degli elementi di differenza tra Trump e Obama, che Obama ha fatto una grande scommessa sull'Islam politico, mentre invece Trump vuole la compressione dell'Islam politico al massimo, no? Ed è per questo che lui a un certo punto è andato in Arabia Saudita e ha fatto un discorso che qua qualche canale ha trasmesso, ma nessuno ha commentato come meritava, forse come meritava di esserlo, ecco. Insomma, quando lui ha detto: signori, sappiate che l'America non può battere da sola il terrorismo, non può sradicare il jihadismo è nato nelle vostre società, nelle vostre moschee, nelle vostre comunità, siete voi a doverlo sradicare per primi, vi possiamo aiutare a farlo, ma siete voi che dovete essere i primi artefici di questo processo. Ed è lì, no, che c'è stata la famosa foto, Trump, il globo luminoso, col presidente egiziano, tutti insieme lì, no? Questo è l'altro aspetto, che ovviamente può riverberarsi anche in Libia, perché noi in Libia siamo ancora presenti in un modo che riflette la vecchia politica americana, per cui siamo a Misurata, che è un bastione della fratellanza musulmana, dove c'è tra l'altro una minoranza turca. Sosteniamo Serraggi, che poi tra parentesi lo consideriamo nuovo nostro perché gestiva un negozio di ferramenta a Roma prima di essere catapultato laggiù a Tripoli. E invece, diciamo, siamo abbastanza ostili, diciamo, agli elementi che sono più filo egiziani. Noi invece dovremmo cambiare politica sotto questo punto di vista, e prima lo facciamo meglio, ecco. Avrei una domanda in merito alla recentissima visita di Donald Trump in Oriente. Quali sono gli scenari che si prospettano per il futuro? Cina, Giappone, Corea del Nord? Allora, qui veramente entriamo nel regno delle congetture. Io ho una mia idea di quello che può succedere, ma sotto questo profilo devo dirvi che sono un inguaribile ottimista. No, la mia idea è questa. Se ricordate, durante tutta la campagna elettorale Trump ha più volte detto che rispetto alle ambizioni della Corea del Nord, probabilmente la cosa migliore che si potesse fare era incoraggiare i coreani del Sud e i giapponesi a rafforzarsi militarmente e anche eventualmente a dotarsi in proprio di armi nucleari. Guardate che è molto sottile il ragionamento, più sottile di quello che sembra. Se una simile prospettiva si realizza, che cosa succede? Succede che l'America può allontanarsi dall'estremo oriente, e questo corrisponde al disegno di Trump di ridurre l'esposizione esterna, e al contempo modifica l'equazione regionale della potenza in una direzione profondamente ostile alla Cina. Cina che prima di pensare di modificare gli equilibri globali verrebbe costretta a occuparsi in termini nuovi degli equilibri regionali della zona in cui si trova, perché si troverebbe a fare i conti con un Giappone molto più forte di quello che è attualmente, un Giappone che poi sta coltivando delle grandi ambizioni, e anche con dei coreani che a un certo punto non possono più in alcun modo essere condizionati. Guardate che il nucleare nordcoreano, in una certa misura, è un problema anche per i cinesi. Una volta che un paese si dota di armi nucleari, si dota di uno strumento che rappresenta la garanzia assoluta di difesa della propria sovranità. Difesa della propria sovranità dagli americani, dai coreani del sud, dai giapponesi, eccetera, ma anche dai cinesi. E la cosa piuttosto interessante è che questo Kim non è una persona folle né irrazionale, al contrario di come molti lo dipingono. Lui ha ben presente quello che è successo a Saddam Hussein, quello che è successo a Gheddafi,
e siccome sa di non essere particolarmente ben voluto in molti paesi del mondo, non ultimo negli Stati Uniti, a un certo punto ritiene che la migliore garanzia di sopravvivenza del suo regime sia proprio quella di diventare un paese che è potenza nucleare militare. Dello stesso avviso sono i suoi militari. E sono proprio i militari nordcoreani quelli che vogliono i missili e la bomba. Siccome i militari nordcoreani sono il pilastro su cui si regge il regime, allora qual è il gioco che fa Kim? Kim cerca di accontentarli. E al contempo, attraverso un gioco molto sofisticato di provocazioni e successive aperture, cerca di far progredire questo programma con piccoli passi successivi che non raggiungono mai la soglia che determinerebbe l'attacco americano. Finora il gioco è stato questo. Infatti vedete che ci sono manovre americane là davanti, sono 60 giorni che Kim non si muove. Non è uno scemo. E probabilmente anche lui ha seguito la campagna elettorale presidenziale e anche lui sa che sotto sotto, alla fine, un equilibrio finale in cui lui ha qualche bomba, ce l'hanno i giapponesi e anche i coreani del sud, in qualche modo è un sistema che tutto sommato gli dà più garanzie di quello in cui la Corea del Nord si trovava qualche anno fa. Quindi potrebbe anche finire così. Sappiate che non c'è nessun caso storico di paese che sia stato privato di armi nucleari già costruite da una qualche pressione della comunità internazionale. C'è un unico caso di paese che era divenuto potenza nucleare che ha smantellato tutto, ed è il Sudafrica. Ma lo ha deciso autonomamente il governo bianco prima di passare le chiavi del potere ai neri, di cui evidentemente non si fidava. Allora cosa hanno fatto? Hanno smontato le bombe, inviato il materiale all'estero, smantellata tutta l'equipe degli scienziati e dei tecnici che avevano costruito queste armi e disperso anche loro nel resto del mondo, per essere sicuri che il paese non avrebbe più potuto dotarsi di queste armi. Ma è un caso unico, un caso unico. Io credo più probabile che alla fine anche gli americani puntino a un sistema in cui si può applicare alla Corea del Nord una forma di deterrenza come quella che ha regolato i rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Quindi limitazione delle armi, possibilità di verificarlo, un sistema di garanzie che rende che minimizza, diciamo, il rischio di aggressioni a sorpresa o cose del genere. Naturalmente posso anche sbagliarmi, però mi sembrerebbe molto molto difficile che il presidente che è stato eletto per ridurre l'esposizione militare e internazionale degli Stati Uniti faccia un passo come quello di scatenare una guerra che avrebbe inevitabilmente dei costi anche umani altissimi. Tra l'altro mi pare anche che lo stesso Trump in qualche modo lo dica, no? Tempo fa, prima o durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi stiamo parlando di settembre, a un certo punto Trump lo disse molto apertamente: l'America reagirà in modo devastante contro la Corea del Nord se questa attaccherà gli Stati Uniti o i loro alleati. Allora, nel momento in cui tu metti quel se, cosa stai dicendo? Che se non attaccherai gli Stati Uniti, se non attaccherai gli alleati degli Stati Uniti, l'America non farà, cioè non procederà a un attacco militare devastante contro la Corea del Nord. Io l'ho letta così. Quindi in qualche modo il messaggio è un po' diverso rispetto a quello che è stato pubblicizzato dai media, ed è anche del tutto legittimo, cioè nessun paese del mondo, soprattutto una potenza armata nuclearmente, può accettare di essere attaccato nella maniera in cui sembrava che i nordcoreani minacciassero di voler fare senza reagire. Quindi diciamo stiamo nella fisiologia, a parte diciamo un po' il carattere teatrale della narrativa e della comunicazione dei due leader, perché
anche Kim ci mette del suo, senza ombra di dubbio. Ecco, io devo dire che sono stato un po' egoista, perché ho monopolizzato le mie curiosità facendole le domande. A questo punto direi di lasciare spazio invece al pubblico, alle domande che immagino numerose da parte. Già vedo già una mano alzata e quindi diamo spazio.